Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questo raffinato punto. È una lavorazione traforata con la particolarità di queste piccole noccioline un po' sollevate. Al primo impatto può sembrare difficile, però vi garantisco che è una lavorazione molto facile ed anche molto veloce da realizzare, quindi ideale anche per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco ai ferri, quindi per i principianti. Non è una lavorazione reversibile perché vedete una parte che va sul diritto e una parte che va sul rovescio e si presta bene ad essere lavorata sia con filati più sottili ma anche con filati più doppi, quindi il risultato è sempre molto soddisfacente. Con questa lavorazione possiamo realizzare sia delle bellissime copertine, possiamo realizzare dei top estivi, proprio per il traforo, possiamo realizzare dei cappellini, possiamo realizzare dei coprispalle, insomma, in base alla nostra fantasia possiamo realizzare veramente tantissimi progetti. Allora, prima di andare al tutorial, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sulla mia pagina Instagram e vi lascio il link delle pagine giù nell'info box. Bene, ora andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo bellissimo punto. Allora, per iniziare a lavorare questo punto bisogna avviare sui ferri un numero di maglie multiplo di 2 più 2. Io ho avviato 20 maglie più 2 per il vivagno, in totale 22 maglie. E il disegno si sviluppa su 4 ferri di andata e di ritorno. Per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia a diritto e di come si lavora la maglia a rovescio, io ho fatto un video tutorial a parte di cui vi metto il link giù nell'info box. Bene, andiamo e iniziamo il primo ferro di questo modulo. Allora, per il primo ferro andiamo a lavorare la prima maglia a diritto perché è la maglia di vivagno e sia la prima maglia che l'ultima maglia, indipendentemente dal resto della lavorazione, io le vado sempre a lavorare a diritto perché sono maglie di vivagno. Poi, lavorata la nostra prima maglia a diritto, la maglia di vivagno, dobbiamo lavorare tutte le restanti maglie che stanno sul ferro, tranne l'ultima. Tutto il rovescio, così. Poi quindi tutto il primo ferro lo andiamo a lavorare al rovescio. Lavoro tutte le mie 20 maglie al rovescio. Lavoro la mia ultima maglia al rovescio e chiudo con una maglia di vivagno a diritto. Abbiamo in questo modo lavorato il primo ferro del modulo. Ora iniziamo a lavorare il secondo ferro. Il secondo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie così come si presentano, quindi tutte a diritto. La prima maglia a diritto perché è una maglia di vivagno e tutte le restanti maglie tutte a diritto. Quindi tutto il secondo ferro di questo modulo andiamo a lavorare le maglie come si presentano. Quindi il secondo ferro è tutto a diritto. Qua ho sterminato il mio ferro, il mio secondo ferro e chiudo con una maglia di vivagno a diritto. Ben lavorato anche il secondo ferro, andiamo ora a iniziare il terzo ferro che è un po' diverso. Allora, il terzo ferro ci troviamo sulla parte a rovescio e lavoro la mia prima maglia sempre a diritto, poi vado a lavorare le maglie a rovescio, però lavoro due maglie alla volta insieme, così. Al rovescio. Lavoro tutte le maglie al rovescio, però due a due, come se dovessimo fare delle diminuzioni, così. Lavoro
lavoro le mie ultime due maglie insieme al rovescio e chiudo con una maglia di vivagno a diritto. Quindi, da che avevamo avviato 22 maglie, ora ce ne ritroviamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Iniziamo il quarto ed ultimo ferro del modulo. Allora, il quarto e ultimo ferro del modulo, qui dobbiamo prestare un po' più di attenzione, però comunque è molto semplice. Dobbiamo andare a recuperare le maglie che abbiamo diminuito, quindi dobbiamo riportare di nuovo le maglie a 22. E facciamo in questo modo: ci troviamo sulla parte a diritto del lavoro, lavoro la mia prima maglia a diritto, che è la maglia di vivagno, poi inizio a lavorare al rovescio, quindi mi porto il filo davanti al lavoro e vado a recuperare la mia prima maglia e la vado a recuperare in questa solina qua, vedete? Qua, questa qua. Però non punto il ferro in questo modo a diritto, punto il ferro dal dietro, perché vado a lavorare questa maglia al rovescio. Vado a recuperare la mia prima maglia. Lavoro al rovescio anche la maglia che sta sul ferro. Di nuovo, sempre al rovescio, punto il ferro in quest'asola qua e vado a recuperare la mia seconda maglia. Lavoro al rovescio anche la maglia che sta sul ferro e così proseguo per tutto il ferro, quindi al rovescio, punto il ferro da dietro, così lavoro una maglia al rovescio e vado a lavorare al rovescio anche la maglia che sta sul ferro. Quindi molto semplice, al rovescio metto il punto il ferro al rovescio nell'asola qua in mezzo alle due maglie e vado a recuperare la maglia che abbiamo diminuito e lavoro al rovescio anche la maglia che sta sul ferro. Così. Vado a recuperare la mia ultima maglia, lavoro l'ultima maglia al rovescio che sta sul ferro e chiudo con una maglia a diritto, che è la maglia di vivagno. Quindi abbiamo in questo modo terminato il modulo con i quattro ferri. Vedete che già si inizia a vedere il punto traforato e le noccioline un po' sollevate. Bene, ora per andare avanti con la nostra lavorazione non dobbiamo fare altro che ripetere dal primo ferro. Quindi, ricapitolando, ho lavorato il primo ferro al rovescio, il secondo ferro tutto a diritto, il terzo ferro ho lavorato una maglia di vivagno e poi ho lavorato le due maglie insieme al rovescio per tutto il ferro, chiudendo con una maglia diritto la maglia di vivagno. Nel quarto ferro e ultimo ferro del modulo sono andata a recuperare le maglie perse, quindi ho lavorato una maglia di vivagno e lavorando al rovescio sono andata a recuperare le maglie tra una maglia e l'altra, come vi ho fatto vedere appunto nel quarto ed ultimo ferro. Quindi per realizzare, se stiamo realizzando un progetto o qualsiasi cosa sia, una copertina, una maglia o un top, non dobbiamo fare altro che ripetere sempre questi quattro ferri per tutta la lavorazione. Bene, io vado avanti con il mio campioncino e poi vi farò vedere il risultato del lavoro finale. Bene, sono andata avanti con la mia lavorazione, con il mio campioncino, e questo è il risultato. Un punto bellissimo, semplicissimo, ma di grande effetto. Quindi è facile ed anche molto veloce da realizzare. Quindi, come vi ho detto prima, è una lavorazione adatta anche per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco ai ferri, per i principianti, ma che comunque vogliono realizzare qualcosa di carino. Quindi questa è proprio una lavorazione adatta a loro. Inoltre è anche molto morbida.
E quindi è ideale anche per poter realizzare magari dei bellissimi scaldacollo, proprio per la sua morbidezza. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, spero tanto di esservi stata utile e di avervi dato sempre qualche spunto in più per poter realizzare qualche vostro progetto. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Inoltre, se avete qualche domanda, se avete qualche richiesta, se avete qualche dubbio, lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti. Inoltre, mi potete contattare anche sia sulla mia pagina Instagram che su Facebook, di cui, come vi ho detto prima, vi lascio i link di entrambi, sia di Instagram che di Facebook, giù nell'info box. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!